Allora, ho acceso l'Open Media Vault Server, che è come ho voluto chiamare io il mio NAS, e adesso ce lo gustiamo. Allora, prima di tutto, non ho ancora messo un indirizzo IP, quindi vado a vedere se l'ultimo conosciuto, che è il 117, funziona. Ovviamente no. Quindi come lo recupero l'indirizzo IP? Come lo fa a recuperare l'indirizzo IP? No, bravo, va sul router e vede il server DHCP del router che tipo di indirizzo gli ha dato. Quindi nel mio router, se non erro, il router non è che mi aiuta con la sua interfaccia grafica, proprio a prendere a testata sto router, veramente. Connessione wifi, home, dispositivi, informazioni, connessione, canale wifi, ok. Questa è la roba del canale, dispositivi, altri dispositivi. Open MV server. Open MV server. L'ho chiamato così. L'avevo chiamato così. Ok, comunque senza muovermi da qui. Senza muovermi da qui non posso sapere come l'ha chiamato. Mi devo per forza alzare. Cosa bruttissima. Devo fare la login. Perché non ho impostato. Chi ha fatto questo beep carinissimo? Vedi che funziona? Vedi che funziona? Vedi che funziona? Cioè, schiaccio più forte. Vabbè. Allora, prima di fare una qualsiasi cosa, open vault, open media vault.org. E ci andiamo a leggere la documentazione. Vediamo se è qui. Source code, package ISO, about, features, plugin, documentation. Ok, stessi anche login. Ah, quello che ho fatto l'altra volta. Allora, però io, first boot. Ok, tutta sta roba qui l'ho fatta. L'ho fatta vedere nel video scorso con la registrazione. Allora, vediamo che cosa ci dice. Easy method of fitting, quindi finding. Quindi si entra come root, si dà questo comando IP add e lui ti dovrebbe dire qual è l'indirizzo. Ad esempio che questo indirizzo non esiste nella mia rete e che molto probabilmente non lo riconosco. Entro come root, do la mia password che ho messo prima in fase di installazione, do il comando ip add e mi fa vedere che lui ha preso il 192.168.1.116. Voi non lo vedete, ma c'è scritto così. Quindi quello che c'è scritto qua, per fare il management del sistema di Open Media Vault Web Control, quindi sulla pagina web dovete cliccare o visitare questo indirizzo che è 192.168.1787, non è veritiero. Quindi questa cosa qui già un po' fa capire che dobbiamo essere un po' più sgamati. Con IP add mi fa vedere le schede di rete a disposizione. Di questa, quella che ho scelto prima, mi dice che nella mia rete 192.168.1.116 è l'indirizzo di questa scheda. Quindi già questa cosa qua, purtroppo, trae in inganno. Voglio farvi vedere già subito da qui quale comando dovete dare per settare la rete come IP fisso, perché se voi entrate, date IP address, ok, capite, però poi dovete andare a fare amministrazione sul 116, cambiargli l'indirizzo IP, andargli a mettere un altro indirizzo IP. Secondo me è più semplice dare un comando qua in fase di installazione iniziale e poi trovarselo già sistemato. Eccolo qui, il comando, è scritto qui in alto, omv-trattino first ID,
che sta per first AID. Questo comando, uno, configura la network interface, gli do l'ok. Ok è la mia rete principale, che è la gigabit ethernet della D-Link, se non erro. Ok, vuoi configurare l'IPv4 per questa interface, questa interfaccia? Sì. Vuoi usare il DHCP? No. Ok, inserisci il tuo indirizzo IP e io lo inserisco 192.168.1.101, perché allora 101 già mi dà fastidio. Allora, dato che lo devo digitare 30.000 volte, faccio 11, eh? Poi così cambiamo da tutte le altre volte. Ok, 111, perfetto, la netmask 255.255.255.0, il gateway è il mio indirizzo del router 1.254. Do you want to configure IPv6? No, non mi interessa l'IPv6. Il DNS, andiamo a mettere il mio router. Ok, wall non mi interessa per il momento. Ok, si configura con questo comando, secondo me è molto più semplice, perché adesso è sicuro al 100% che sul computer noi digitiamo quell'indirizzo e funziona, senza andare a pescarcelo dalla fare amministrazione sul modem, a vedere quale gli è stato dato. Così uno entra con l'utente di root, la password che si è messa prima, si dà questo comando che comunque è elencato lì, si riconfigura l'interfaccia grafica come quella lì e si va avanti. Questa parte poteva essere fatta anche prima, solo che non lo ha suggerito il sistema. Comunque da qui è finito. Adesso andiamo sul computer. Qui c'è scritto che è stata configurata correttamente. Allora, mi porto su gestione RAID e vedo che non è possibile creare nulla perché è richiesto un minimo di due elementi e quindi il sistema si è installato sul disco SDA o SDB, uno dei due comunque si è installato. Andiamo a vedere qui cosa ha montato. Ok, l'SDA è installato il sistema ed è usato un GD87. Si è installato qui e quindi non mi dà la possibilità di operare sull'SDA e quindi sul disco SATA 1. Quando vado nel RAID e vado a creare un qualsiasi array che ha bisogno minimo di due dischi per operare, che il mirror ha bisogno minimo di due dischi per operare, trovandone solo due, di cui uno occupato dal sistema operativo, non mi fa operare. Quindi devo aggiungere dei dati. Quindi non è come una macchina, un NAS con un Synology, che il sistema operativo viene preservato sempre sui due dischi, ma qui ha un disco di installazione del sistema operativo. Quindi che cosa faccio? Io vorrei rifare tutto su un terzo disco. Prima di fare tutto, dato che questo è già installato, devo controllare cosa ho sugli altri dischi. Quindi adesso spengo la macchina, installo uno o due dischi e vediamo come li vede. Non voglio formattarli, voglio solo visionarli, vederli, metterli in rete, non voglio toccare i dati che ci sono sopra. Quindi ne metto uno a caso. Devo dire che il power off non funziona perché si riavvia, però questo lo risolviamo in un altro momento. Allora, ho installato un disco da 250 giga, voglio vedere se riesco a montarlo e basta, perché io con qualsiasi server Linux via shell posso montarlo, visionarlo e uscirmene. Voglio vedere se riesco a farlo dall'interfaccia grafica. Ok, sempre admin, è sempre
questi bei bippetti che fa che non sono, sono carini. No e no. Allora, qui ho i dischi, eccoli qui, c'è anche l'SDC 250. Modifica. Lo posso modificare. Ripristino dati di fabbrica non mi piace proprio, scan dovrebbe rifare la ricerca dei nuovi. Però io da qua non posso fare monta. Dischi. Vedo i dischi, il tasto destro non mi aiuta. Cartelle condivise, file system. Allora, l'SDC è già un extended 4, quindi dovrei vederlo. Mount, eccolo qua. Fai un mount. Allora, la configurazione è stata cambiata. È necessario applicare i cambiamenti. Applica. Proveremo da sì. Allora, con questo mount dovrei navigarlo. Quindi, molto probabilmente, questo era già un file system Linux, dato che è un extended 4. Vediamo prima se funziona. Lento, però vabbè. Ok, adesso come faccio? Se io voglio visionare, allora adesso devo per forza abilitare qualche opzione. Allora, in SSH potrei visionarlo. Se già volessi farlo in SSH, vado a trovare tutti. Tutti. Entro come, allora, nell'amministrazione 168.1.101. Ok, sì. Entriamo come? Mi fa entrare come root. Ok, mi fa entrare. Allora, qui non lo conosco il file system, però ci dovrebbe essere un mount. Allora, la cartella mount non c'è niente, quindi ci deve essere un... Anche lei non funziona. C'è un dev, un mount, option media, come Ubuntu, però in media c'è solamente il cd, quindi dove l'ho messo? In dev bin boot etch media mount option temp sys serverless share folders cd, torniamo di nuovo, share folders ms, non mi fa vedere nulla, se non è neanche il mount, però l'ha montato, non mi dice il mount point, dove l'ho montato? Smonta, cancella, vuota disco, file system, storage, non mi dice nulla. Allora, attiviamo questo workgroup, abilita la home directory, imposta come navigabile, abilita il servizio Windows, livello di log. Allora andiamo a immettere sistema, gestione dei permessi, informazione SSH, gruppo, cartella utente, cartelle condivise, aggiungi, scegli il dispositivo. Abbiamo questo che avevo là. Qui vedi che posso andare a navigarlo adesso. Ok, ok, però teniamolo su. Devo per forza dargli il percorso. Io posso dare il percorso. Ok, nome. Questo è un 250 giga. Io lo chiamo così se non mi confondo. Permessi. Amministratore utenti, lettura scrittura, altri sulla lettura, va bene, salva. Ok, ho creato una condivisione, adesso si applica, applica prima di fare tutto. Ok,
Cartelle condivise, dovrei vedere. Sto citando, secondo me è criptato. Non è citato, però non mi. Parte relativa backup. Ok, abbiamo connesso. Se me ne vado qua e faccio Open Media Vault, perché l'ho chiamato così, no? Non mi ricordo mai come l'ho chiamato io le cose. Vado direttamente qua, metto il mio utente, metto il mio password e voilà, la cartella è vuota. Cartella è vuota, visualizza. La cartella è vuota. Allora, le cartelle le abbiamo condiviso. Privilegi, lettura e scrittura, salva. Ok. Che tutte le volte bisogna fare applica. Scrittura. Dalla rete cosa vedo? Open server. Ok. Ma stai senza chi è? Andiamoci a leggere la user guide. Allora, shares, Samba, shares, Samba, condivisioni, aggiungi la condivisione, scegli il nome della cartella, il commento, pubblico no, solo lettura no, salva, ok, mancava qualcosa. Vediamo un po' adesso se va. Chissà se c'è bisogno di un tempo di refresh. 101. Applica, hanno fatto applica, non mi piace che devi fare applica tutte le volte. Allora, abbiamo detto che ce ne andiamo qui. Eccola qua, eccola qui la nostra cartellina. E dentro abbiamo qualcosa. Ok, visualizzo quello che c'era. Allora, visualizzo, mi piace, visualizzo. Allora, bisogna quindi prima di tutto condividere la cartella e poi condividere la risorsa con le condivisioni del Samba Chiefs, che è la condivisione Windows. Questa è una cosa che a me è nota, però voi dovete studiarvi queste differenze, perché qua ci sono due server, un file system, un file server più un Samba file server, che non è proprio la stessa cosa. Abbiamo condiviso, quindi ho visto che su questa roba qui c'è roba che posso distruggere, quindi potrei anche distruggerlo. Per andare a distruggerlo vado sul file system, o lo smonto prima e poi lo distruggo. Vabbè, per il momento non mi interessa. Dal momento che l'ho messo, però, sicuramente lo devo smontare. Adesso però per smontarlo devo togliere la cartella condivisa. Allora, andiamo prima su Samba, condivisioni, elimina la condivisione. Ok, poi ce ne andiamo a cartelle condivise, applica, poi ce ne andiamo su cartelle condivise. Adesso posso cancellare la cartella condivisa. Gli elementi già selezionati, sì. Il file system c'è ancora. Adesso posso smontarlo. Esatto. Ok, segue procedura Linux. Prima fai le cose che hai fatto, al ritroso le togli. Ok, adesso posso smontarlo, quindi posso. Non penso posso farlo a caldo. Non deve essere una bella idea farlo a caldo. Allora, quello che vorrei fare però in tutto ciò è. Allora, dato che ho messo i dischi da 160 giga per fare delle prove, ma alla fine non mi servono a nulla. Cancella cosa fa? Eliminare il file system? No, 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 non voglio eliminare il file system. Anche se voglio, ma non adesso.
Quello che voglio fare però io è eliminare questo rumore che mi ronza, che mi dà veramente fastidio, quindi staccare via quei dischi che, almeno uno di quei dischi che dà fastidio, installare tutto su un SSD che ho da 32 giga, dato che il sistema occupa solo 1 giga e 8. Quindi lo metto su un SSD da 32 giga, non ho niente a meno. Così almeno quel disco ha una sua vita. Butto dentro gli altri dischi che ho da 500 giga. Allora, aspettate, aspettate, aspettate. Prima di distruggere tutto, dato che mi sta già venendo voglia di distruggere tutto, devo capire. Allora, uno, il disco SATA l'ho collegato. Era un disco Linux. Quindi la prima cosa che devo fare, Badgiri. Allora, la prima cosa che voglio fare è capire uno come gestisce il disco Windows. Quindi Windows. Poi, perché ho già visto come gestisce, perché Linux, ok. Come gestisce Windows via SATA? Come gestisce qualsiasi cosa via USB, che opzioni ho con la rete, perché qui ho due schede di rete, quindi vorrei capire come si comporta. Allora, andiamo a vedere prima le reti, che cosa posso fare con le reti. Bello sarebbe il bilanciamento con doppia rete, però mamma mia, devo togliere la password. Open Media Vault, e non sbaglio mai. Allora, andiamo a vedere le reti. Gestione rete, interfacce. Allora, ne vede solo una, quindi non vede l'altra. Ethernet, scegli dispositivo, vede anche l'altra. Allora, questa è l'altra scheda di rete, quella interna. Cosa posso fargli fare? È troppo. No, vabbè, la vede, quindi posso dargli un altro indirizzo anche IP, quindi posso fare 102.102. Quello che però voglio sapere è come gestisce. Vado a fare una ricerca su internet per vedere se gestisce il bilanciamento delle reti. Allora, dato che questa distribuzione deriva da Debian. Ci dice che in ambiente Windows il teaming, per lo stesso concetto, ovvero riguardo alla configurazione di due o più schede di rete in modo che siano viste come una sola, gli obiettivi sono quelli di aumentare la banda disponibile, di garantire il bilanciamento di carico tra le varie schede di rete e garantire una maggiore sicurezza. Per lo stesso concetto si parla di bonding, che è perciò un sistema per avere due o più interfacce di rete legate in modo da apparire come un'unica interfaccia fisica e, per dirla con altri sistemi, un sistema che ha lo scopo di unire due o più flussi Ethernet al fine di formare un unico canale. Lo voglio. Allora, eccolo qua. Posso fare il bonding dell'altra rete active. Backup. Balance, wow, mi devo studiare queste cose. Wow, metodo statico, indirizzo, ok, mi piace, non lo faccio adesso che è inutile, che tanto questa andrà distrutta. Quindi, che opzione? Bonding, abbiamo il bonding uguale unione flussi perfezionista. Poi dicevamo che ci manca sapere come gestisce via USB. Adesso collego un disco USB dietro e vediamo se lo vede. Qui dovrebbe avere nei dischi. Allora, lo storage dovrebbe permettermi un disco USB. Qui lo collego e vediamo che dice.